Siamo lucciole d'agosto che brillano al sole, un alfabeto senza più parole, un ritornello di una brutta canzone, un vecchio stanco col suo bastone, fiabe antiche e dimenticate, briciole perdute e mai ritrovate, mani sporche da contadini, strade vuote senza più violini. Siamo sogni da dimenticare, valigie grandi da riempire, lenzuola corte da rammendare, lune di miele da rimandare. Perfetto, buonasera a tutti. Grazie di essere qui, vedo volti ormai fedeli. Così il viaggiatore vede arrivando due città, una diritta sopra il lago e l'altra riflessa, capovolta. Questo è il secondo anno, sapete che il progetto si chiama Resistenza d'Artista. Lo scorso anno abbiamo visto la resistenza agli ismi, quest'anno la resistenza è all'inferno. Voi direte, oddio, dove siamo finiti? La resistenza all'inferno perché è l'inferno definito da Calvino, e adesso entro nel merito. Ora vediamo la città ideale delle parole perse. Questa è un'installazione fatta all'interno del Museo della Chiesa di San Nicolas a Berlino. È un'installazione fatta di foglietti che hanno parole perse. E mi fa molto riflettere anche rispetto a quanto ci ha interpretato Elisa di Alice. Oh, mi sembra di ruzzolare dentro un pozzo. Oh, il pozzo è molto profondo, oppure sto ruzzolando con molta lentezza. Questi sembrano gambe. E voi entrate in questo spazio, Mutonia, che ha un codice postale, cioè è proprio riconosciuta, è tutelata ed è visitabile, è un luogo surreale. C'è una città fatta di gente, gente normale, con la patente, è gente pratica, eccezionale. Ogni mattina legge il giornale, c'è chi dà latte alla gattina, c'è chi va in banca, fa una rapina, ci sono strade con bei palazzi, pochi giardini e tanti ragazzi. Grazie a tutti voi.